Bellissimo, questa bellissima presentazione fatta per chi magari non c'era al forum di maggio, oppure non è potuto venire, oppure c'era ma vorrebbe avere una visione più locale, più localizzata di quello che abbiamo presentato. Infatti, con questa breve presentazione presenteremo tre indicatori turistici, da un lato analizzati a livello dell'intero territorio della Carta Europea del Turismo Sostenibile, dall'altra ci focalizzeremo invece sulla Valmaira e quindi su com'è la situazione della Valmaira rispetto all'intero territorio interessato dalla carta. Come vediamo, la Valmaira, ovviamente, sapete già dov'è, è nella parte sud dell'intero territorio della certificazione, quindi è una vallata che potrebbe avere delle connotazioni diverse dalla media che abbiamo analizzato l'altra volta. Il primo indicatore che osserviamo è l'offerta turistica, che indica la capacità del territorio di ospitare visitatori. In particolare vediamo la presenza di posti letto nell'intero territorio della Carta Europea del Turismo Sostenibile. Osserviamo che solamente un quarto dei posti letto offerti deriva da strutture alberghiere classiche, quindi da alberghi, da hotel, mentre il restante gli tre quarti sono legati a strutture complementari, campeggi, bed and breakfast, agriturismo e quant'altro. Quindi si nota la forte presenza del turismo natura, la forte accezione verso la natura, verso il contatto con la terra, con il territorio e con le culture. Vediamo in particolare che in Valmaira la situazione è esattamente uguale, quindi è esattamente la media di quella che era la situazione totale, quindi i tre quarti dell'offerta turistica sono complementari. Abbiamo 3.800 posti letto sui 6.000 totali, quindi anche qua circa un terzo dei posti letto totali, e vediamo che qua c'è la forte preponderanza delle strutture complementari rispetto a quelle alberghiere. Per quanto riguarda invece l'altro lato degli indicatori turistici, quindi la domanda turistica nelle tre valli, questo è il grafico che è stato presentato l'altra volta. Vediamo che le linee continue sono le presenze, le linee tratteggiate sono gli arrivi. Ovviamente il solito esempio: se io oggi sono qui, esco qui due notti, faccio un arrivo e due presenze. L'arrivo è l'attrattività del territorio, quindi la capacità di far arrivare gente sul territorio, di attrarre gente sul territorio, mentre la presenza è semplicemente il peso economico del turismo, perché ovviamente più giorni sto qui, più possibilità ho di spendere sul territorio, quindi è una quantità di spesa maggiore sul territorio. Vediamo che nella media il trend dal 2004 al 2013 è crescente per tutte le grandezze che abbiamo osservato. Ci sono delle variazioni annuali di alti e bassi che comunque non mostrano in ogni caso un trend crescente nel tempo. Per quanto riguarda la Valmaira, osserviamo che porta nel territorio circa, lì è tagliato non è un terzo ma è un quarto delle presenze totali, perché circa il 25% delle presenze che arrivano all'interno dei comuni che abbiamo analizzato risiedono, alloggiano in parte nella Valmaira. In particolare, se guardiamo il trend, è un trend che è crescente nel tempo, però mostra una diminuzione della presenza media. Cosa vuol dire? Vuol dire che il turista continua ad essere attratto dal territorio, perché vediamo che la linea tratteggiata comunque è crescente, ha un trend crescente, però si ferma un po' meno. Quindi vediamo che nel 2004 la presenza media era di 2 giorni e 3, quindi il turista veniva e stava qui circa 2 giorni e mezzo. Ad oggi, quindi al 2013, l'ultimo dato che abbiamo a disposizione, il turista si ferma solamente 2 giorni in media, ovviamente. Quindi abbiamo una presenza media che cala e quindi è un turismo che sta perdendo un po' quota rispetto all'attrattività che offre il territorio. Quindi un territorio che rimane attrattivo ma che mostra un minor peso del turismo. L'ultimo grafico che volevo vedere era quello della stagionalità. Stagionalità che notiamo che ha una forte campana che mostra un forte rialzamento nella parte estiva.
non è una stagionalità tipica del turismo natura classico, è una stagionallocalità che è più tipica delle località turistiche balneari, delle località turistiche classiche, che mostrano il picco nella parte centrale dell'estate per poi andare discendente negli altri mesi. Però osserviamo che c'è un minimo picco a febbraio, marzo, aprile e dopo i grandi picco lì, quindi nei mesi subito precedenti, subito successivi all'estate, che deriva, è quello maggiormente attrattivo per il turismo natura. Quel picco lì si nota molto di più per quanto riguarda ad esempio l'analisi che abbiamo fatto in Valle Po, perché la Valle Po ha la fattività del parco, ovviamente di turista natura, per cercare dove andare quest'anno utilizza molto spesso il canale informativo del parco, e quindi avere un parco all'interno del proprio territorio è una sorta di surplus per quanto riguarda il turista natura. Infatti vediamo che la Valmaira offre una stagionalità più dilatata durante l'estate rispetto alla media, però ha dei picchi più bassi, quindi non denota la destagionalizzazione che c'è nelle fasce laterali della campagna. Quindi abbiamo un'attrattività estiva che è molto buona, che è migliore rispetto alle altre valli, che però scema nel corso del tempo. È più lunga fino ad ottobre, però non denota la forza nelle fasce laterali della campagna. Quindi una buona opportunità per questo territorio, soprattutto derivante dalla CES, potrebbe essere quella della destagionalizzazione, quindi dell'attrazione del turismo naturale non nella fascia centrale ma nelle fasce laterali, in modo da poter distribuire il peso economico nel corso di tutto l'anno. Io con questa non vi andrei oltre, diciamo.